Allora diamo il via a questo pomeriggio, a questa iniziativa. Ho il compito innanzitutto di portare i saluti dell'amministrazione comunale, di tutta la comunità, a nome di tutta la comunità di Pontassiava, agli intervenuti e ai nostri ospiti. Appunto è un'iniziativa che insieme alla rivista Testimonianze e al CESVOT abbiamo voluto fortemente realizzare, abbiamo pensato e programmato da molto tempo. A questa iniziativa aderiscono anche il coordinamento delle riviste italiane di cultura, il giornale Stamp Toscana e l'associazione Libera Università Val di Sieve Val d'Arno, che c'è Giulio più accanto a me, appunto Giulio Mannucci, Pietro Meucci, che ringrazio, il direttore di Stamp Toscana, Severino, che è il direttore di Testimonianze, e Valeria Strambi, giornalista della Repubblica. L'incontro ha un tema molto attuale e devo dire, credo tutti noi sentiamo il bisogno di fare una riflessione su questo tema. Il titolo di questo incontro è "Per una lettura critica del tempo, della complessità, il ruolo del volontariato e dell'informazione nel territorio". Quindi un titolo che veramente ci racconta una situazione che è la situazione che stiamo vivendo in questa nella nostra contemporaneità e che viene appunto anche da un periodo difficile che ha reso ancora, credo, più forte, no? E urgente parlare di questi temi. Quindi gli strumenti che ci servono, che ci occorrono per riuscire a leggere i cambiamenti della nostra società. Per questo ancora di più, ripeto, siamo felici di accogliere nella nostra sala del Consiglio Comunale questo convegno, che rappresenta una delle prime occasioni importanti di dibattito, di confronto, di riflessione in presenza, perché appunto sappiamo per molto tempo appunto non abbiamo potuto fare riflessioni se non attraverso gli strumenti che oramai tutti conosciamo bene. Quindi davvero grazie a chi ha reso possibile questa serata. I sostenitori Stamp Toscana e la nostra Libera Università sono, e appunto la giornalista Repubblica, rappresentano un po' i due mondi che sono richiamati in questo titolo, quindi il mondo dell'informazione, della comunicazione e il mondo del volontariato, in questo caso del volontariato culturale, quindi un'esperienza che appunto è nata poco prima, no? Un po' prima diciamo di entrare poi nel periodo della pandemia. Un'esperienza concreta, quindi abbiamo la fortuna sul nostro territorio, nelle nostre comunità, di avere un'esperienza concreta di volontariato culturale, che rappresenta un vero e proprio universo di esperienze, insomma di persone che si sono messe insieme e che si sono messe a disposizione per la crescita di una comunità, cercando, come dicevo prima, di dotarla degli strumenti giusti per leggere quello che ci succede attorno, per leggere la contemporaneità e soprattutto per provare a fare una cosa che appunto il momento che stiamo attraversando rende ancora più evidente, cioè ci siamo disabituati all'approfondimento, ci siamo disabituati allo studio, alla fatica anche di informarci correttamente, no? Quindi cercare di riabituarci all'approfondimento, allo studio, alla riflessione, che sono aspetti fondamentali per appunto capire bene il contesto in cui viviamo, ma sono anche aspetti che richiedono dell'impegno, della fatica, richiedono anche di capire, insomma, di avere gli strumenti per capire, no? Come ci si orienta in questa situazione in cui l'informazione è, come dire, è una parola ormai abusata, perché ci sono i professionisti, ci sono chi magari lo fa da ex professionista, si mette a disposizione, e poi c'è tutta una, diciamo, parte dell'informazione che informazione non è, ma che diffonde magari notizie false e che contribuisce a rendere necessario, no? Un orientamento, una comprensione da parte di tutti noi che ci rapportiamo con questo mondo per provare a capire meglio come ci possiamo orientare e come possiamo contrastare una
una lettura della realtà che, come dicevo prima, proprio per questa questa diciamo mancanza di abitudine sempre maggiore dell'approfondimento, dello studio, questa lettura della realtà invece viaggia adesso per titoli, per slogan, per no? periodi brevi, immagini, no? e non si va oltre, perché appunto una delle contraddizioni del nostro tempo è che è fatto sicuramente di problemi, ci pone davanti problemi sempre più complessi a cui la tendenza è quella, no? di dare soluzioni, risposte veloci e semplici, e tutti sappiamo che le due cose non sono chiaramente combinabili, non si può avere una risposta appunto veloce e semplice a un problema che invece ha uno spessore, una necessità di approfondimento molto, molto superiore. E appunto non abbiamo anche la velocità con cui, per esempio, viaggia l'informazione, non dà il tempo di approfondire e di capire, c'è sempre questa diciamo corsa, no? alla comunicazione. È uno stile comunicativo che poi è quello tipico dei social network, quindi che oramai, devo dire, pervade ogni ambito, dal singolo cittadino fino a no? Il mondo della politica, delle istituzioni. Quindi è sicuramente uno stile con cui ciascuno di noi, no? ha a che fare e naturalmente di cui nessuno vuole, cioè, fare a meno e può fare a meno, perché è chiaro che fa parte della nostra contemporaneità, però sicuramente ci pone delle riflessioni e ci pone degli interrogativi su come possiamo provare a tenere insieme le cose che dicevo prima con questo nuovo contesto, perché oggi appunto conta dire qualcosa, dirla velocemente, indipendentemente che si abbiano le competenze per poterla dire, per potersi esprimere, oppure che non le si abbiano, e questo produce sicuramente un grande, credo, disorientamento e anche un danno alla comunicazione, invece quella buona, quella di qualità, no? Perché spesso si fa anche confusione. I danni di questa modalità e di comunicazione e di informazione credo siano evidenti, credo che ci sia, che abbiano provocato un cortocircuito vero tra il mondo dell'informazione, per esempio, e la politica, perché credo che l'uno abbia bisogno dell'altra necessariamente, che non ci possa essere una buona politica senza un sistema di informazione corretto e serio, perché appunto si creino le condizioni di crescita. Serve naturalmente che queste due cose collaborino, siano viaggino insieme, e allo stesso tempo è necessario, insomma, che la politica abbia uno sguardo lungo, quindi che in questo avere lo sguardo lungo, insomma, sia sostenuta anche da un certo tipo di informazione che è diversa da quella che invece oggi è prevalente. Viviamo in una società, come dicevo prima, di fake news, di notizie false, di grido al complottismo, a non ce la raccontano giusta, ovviamente delle opinioni che sono tutte legittime, come dicevo, indipendentemente dal loro fondamento e dall'approfondimento che ci sta dietro a queste opinioni, dalla ragionevolezza. E questo bisogno, diciamo, di semplificare tutto e di rendere ogni concetto immediatamente comprensibile a chiunque, ci ha portato però appunto a una situazione di grande difficoltà. Credo poi naturalmente la pandemia ha amplificato ulteriormente questi aspetti, li ha fatti emergere ancora di più, e siamo davanti chiaramente a una situazione su cui sicuramente dobbiamo riflettere, dobbiamo agire, diciamo, un po' ciascuno nel proprio ruolo. Io credo che in questo le associazioni culturali come quella che abbiamo noi e come tante altre che ci sono,
che invece lavorano per provare a invertire questa tendenza, o iniziative come quella di stasera ci consentono di ascoltare, di riflettere, di discutere su questi temi e di provare a capire quale potrebbe essere la chiave per spostare, no, anche la barra e provare a riportarci in un mondo in cui invece c'è la possibilità, appunto, di distinguere il vero dal falso, di approfondire, di capire, di farci anche delle sempre più domande, avere il tempo di potersi documentare. Ecco, io credo che in questo le associazioni culturali come la nostra abbiano un ruolo, e come anche la rivista, insomma, e stasera, insomma, ci abbiamo questi due mondi a confronto, credo abbiano un ruolo davvero fondamentale, che ci possono aiutare a riprenderci, va bene, il tempo per riflettere sui problemi e su quella che deve tornare ad essere una corretta comunicazione, per quanto mi riguarda, con i cittadini, per quanto riguarda le istituzioni, con i cittadini, e per quanto riguarda tutte le parti comunque che rientrano nel tema di cui parliamo stasera, possono avere. A questo punto io lascerò volentieri ai nostri ospiti, che hanno sicuramente più competenza di me, una riflessione su queste tematiche, su come il volontariato culturale e le professioni di informazione si debbano interagire, debbano rapportarsi, debbano relazionarsi e compenetrarsi, proprio per provare a superare questa fase, concludo sicuramente facendo una riflessione politica anche da amministratrice di una comunità, sottolineando il fatto che, appunto, quello che oggi, che sicuramente il ruolo della comunicazione insieme a quello del volontariato è sicuramente un ruolo di primissimo piano rispetto a proprio all'invertire, alla possibilità di invertire questa tendenza, creando occasioni di approfondimento e provando proprio a stimolare ciascuno di noi ad andare oltre, no? E ad dotarci degli strumenti per leggere quello che ci passa davanti in una maniera critica e con la voglia, il desiderio, il tempo e anche un po' di fatica, perché questa cosa che tutto deve essere facile non funziona, quindi anche un po' di fatica, la voglia di, appunto, approfondire, di andare oltre, di combattere e contrastare sicuramente una comunicazione, un'informazione e una caratteristica di diffondere e di interagire su queste tematiche, che è, diciamo, sicuramente da contrastare. Quindi io concludo ringraziando ancora i nostri ospiti che ci danno l'opportunità di fare questo approfondimento e di confrontarci su due temi fondamentali in questo momento, e il loro ruolo credo sia e lo è fondamentale proprio per provare ad invertire questa tendenza. Grazie Monica. Io ringrazio molto Monica Marini, sindaca di Pontassieve, che è anche un'amica carissima, persona sensibile ai temi e un'istituzione, il Comune di Pontassieve, sensibile ai temi, ai problemi della cultura, dell'associazionismo. E in realtà il suo è stato molto più di un saluto, è stato già un intervento di merito, è entrato nel merito, ha detto cose importanti su queste questioni dell'informazione, del mondo dell'associazionismo. Io ringrazio tutti voi che siete qui, ringrazio gli amici presenti, Piero Meucci, Valeria Strambi, Giulio Mannucci, che in realtà è qui, è tra i padroni di casa, insomma, della Libera Università di Pontassieve. Devo giustificare Stefano Fabbri, che è un bravissimo giornalista, che stasera non c'è perché ha un grave problema familiare, e Cesare Martignon, che con la solita bravura ci manda in streaming quello che noi facciamo,
E questo è un aspetto, guardate, di questo periodo da cui forse stiamo uscendo, che abbiamo appreso e che non dobbiamo più abbandonare. È importante la riconquista, come Monica diceva prima, delle iniziative in presenza. Ci vediamo di persona, ci sorridiamo, discutiamo, domandiamo come vanno le cose, ma mantenere questa dimensione più larga, perché paradossalmente la pandemia, che è stato un momento di crisi, un momento di dolore, un momento di chiusura, ci ha consentito, grazie a questi strumenti, di ampliare la cerchia degli interlocutori. Insomma, è uno dei tanti paradossi che andiamo vivendo, e questo non lo dobbiamo disimparare. Noi siamo a parlare stasera di un tema che apparentemente è formulato in modo complicato, no? Non voglio dire complesso, per una lettura critica del tempo della complessità. Intanto bisogna appunto fare una puntualizzazione sui termini. Complessità e complesso naturalmente non vogliono dire complicato, vogliono dire un'altra cosa, anche se in questo tempo della complessità ci sono aspetti molto complicati da capire. Per esempio, capire perché i portuali di Genova bloccano contro il Green Pass è una cosa complicata da capire, non complessa, complicata da capire, è un segno della complicazione di questi tempi e della semplificazione che spesso c'è delle questioni complesse. Ecco il punto. Che cos'è la complessità? Della complessità abbiamo sentito parlare anche in questi giorni in una dimensione per noi comuni mortali molto difficile. Parisi, no? Lo scienziato che è stato premiato perché si è occupato della complessità. Noi capiamo a malapena il titolo, però capiamo che è una cosa importante. Della complessità si è occupato anche il nostro Ernesto Balducci, quando ha parlato dell'uomo planetario, di questo mondo sempre più unito e sempre più diviso, sempre più globale e sempre più frammentato dai particolarismi. Di questo mondo della complessità ha parlato Edgar Morin, che è un grande intellettuale europeo tuttora vivente. Quest'anno ha fatto 100 anni, 100 anni spessi bene, è stato fatto anche un libro. Io ho avuto uno di quelli che ha avuto l'onore di scrivere per Edgar Morin, per questo libro, Edgar Morin 100 anni, è una cosa che dico così per la cronaca, insomma, perché mi ha fatto piacere. Ecco, cos'è la complessità di cui parla Edgar Morin, di cui parla anche un caro amico come Mauro Ceruti, che è anche collaboratore della nostra rivista? Ceruti, per l'appunto, che è professore all'Università di Bergamo, si occupa di scienza dell'educazione in maniera veramente magistrale, dirigeva fino a un po' d'anni fa, poi purtroppo ha chiuso, una rivista che già nel titolo era programmatica da questo punto di vista. La rivista si chiamava Pluriverso, cioè a dire il mondo, la realtà non ha più un verso solo, ha una serie di sfaccettature, di modalità, di modi di presentarsi che vanno saputi vedere e interpretare. La complessità che cos'è? La complessità è un qualcosa, ripeto, che non è complicato, è l'insieme e contemporaneamente il particolare, che non possono andare divisi. L'esempio più classico è il tappeto. Tappeto è bello perché vedi l'insieme, ma se levi i fili, e ogni filo ha la sua importanza. Questo è il mosaico. Mosaico se lo spezzetti non ha più senso, ma ogni pezzo ha. E il mondo della complessità in cui noi viviamo è oggi esattamente questo. E di questo noi stasera siamo a parlare. Perché siamo a parlare, dice, ma che c'entra il mondo della complessità? E poi si parla del territorio, perché la complessità vive nei territori. Balducci, il nostro Balducci, per l'appunto, quando raccontava, l'anno prossimo tra l'altro fanno 100 anni dalla nascita, 30 alla scomparsa, quindi sarà un anniversario importante che anche noi cercheremo di ricordare, anche a Pontassieve sono sicuro, Monica. Balducci a un certo punto, parlando di testimonianze, dice, beh, questa rivista è nata a Firenze sulle rive dell'Arno, poi a un certo punto dice, la mia città non è più Firenze, è il pianeta, e è una novità enorme, la città mondo. Ma si può leggere anche
viceversa. C'è il mondo che ti viene in casa. Quindi è la città mondo, è un po' questo, e di questo siamo a parlare. Di questo, questo è la questione della complessità, che va interpretata, non voglio andare su difficili, ora scendo rapidamente, secondo paradigmi nuovi. Per esempio, noi diciamo, prima io citavo Parisi, ci vuole più sapere scientifico. È una verità, più sapere scientifico. Oggi che della scienza c'è così bisogno, allora abbiamo visto quanto è importante la scienza, è che la scienza viene così contestata. Il medico ti dice una cosa e te non credi al medico, oppure cerchi il medico alternativo. Insomma, noi abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo tutto questo aspetto. Della scienza c'è un gran bisogno di incrementare il sapere scientifico. Ma noi viviamo ancora, e questo è essere fuori dalla dimensione della complessità, in un orizzonte per cui sembra che il sapere scientifico sia una cosa diversa dal sapere umanistico. Siamo ancora fermi alle due culture. Snow, che era un intellettuale fine anni 50, inizio anni 60, scrisse un libro per l'appunto aureo sulle due culture, scientifica e umanistica. E tutti noi siamo formati così, chi è più portato per le materie umanistiche, chi è un semi-analfabeta di matematica, come chi vi parla, lo dico naturalmente vergognandomi molto, ma sono... Oggi noi siamo a fare una nuova scommessa, cioè dobbiamo costruire un nuovo umanesimo, cioè che valorizzi il sapere scientifico, ma che lo veda dentro una visione complessiva dell'uomo, in direzione di una umanizzazione del nostro modo di vivere. Cioè la scienza ci aiuta e è un supporto fondamentale, imprescindibile, e non prescinde dalla dimensione esistenziale, umana, etica, morale, eccetera, 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 letteraria. Questa è la scommessa che oggi siamo a fare. Questo è il pluriverso dentro cui anche da un punto di vista culturale in cui siamo immersi. E questo pluriverso, dicevo, vive anche nelle realtà locali in cui si riflettono le grandi sfide del mondo di oggi, cioè la sfida ambientale, i temi sanitari. Noi abbiamo avuto la pandemia, speriamo sia l'ultima, non lo sappiamo. C'è un mondo che è in cambiamento. Noi abbiamo fatto, ora io avevo preparato anche un po' di filmati, ma era troppo complicato, ora mettere il computer, non c'era tempo, facevamo tardi. E noi abbiamo fatto un volume a testimonianze, qui c'è Miriana Meli, insomma, nostra caporedattrice, che lavora con me, insomma, la realizzazione di questi volumi, che si chiama L'antropologia, per l'appunto, di un mondo in cambiamento. Cioè noi dobbiamo capire questo mondo in cambiamento, e l'informazione da questo punto di vista è un capitolo fondamentale, la formazione e l'informazione. E questo è un paradosso, guardate, perché c'è un grande bisogno di informazione, e dopo ce ne parleranno Piero, ce ne parlerà Valeria. E il paradosso è che noi viviamo in un tempo in cui c'è la crisi del giornalismo. C'è la crisi del giornalismo. Un altro nostro volume era per l'appunto Verso un mondo senza giornali. Noi andiamo verso un mondo senza giornali? Voi direte, vabbè, i giornali oggi è roba di carta, non servono più. Ma non è quello il punto. Il punto non è il supporto. Il supporto può essere informatico, può essere cartaceo. Il problema è il buon giornalismo. Il buon giornalismo, appunto, che sappia dare conto della complessità della realtà, che sia contro la semplificazione del mondo complesso in cui viviamo, che va oggi per la maggiore. Quello è i social. Vanno capiti da questo punto di vista. I social sono uno strumento fondamentale, Cesare ce lo ricorda sempre, insomma, e tutti noi li usiamo anche per pubblicizzare queste nostre iniziative, per prendere posizione sulle questioni del mondo, ma è l'uso che spesso viene fatto dei social, cioè a dire che sono una grande potenzialità democratica, e insieme però sono anche un generatore di confusione, di intolleranza, di assenza di mediazioni, perché l'informazione che cosa deve fare? Deve mediare tra i fatti, la rappresentazione dei fatti, la proposizione critica di quello che è successo. Lì salta tutto,
perché intanto c'è una visione molto manichea, o sei con me o sei contro di me, o sei buono o sei cattivo, o sei scemo o sei intelligente. Il discorso è semplice. Leggevo l'altro giorno, faccio uno dei tanti esempi banali, leggevo l'altro giorno una battuta su Mario Monti, ex presidente del Consiglio, e così diceva: ma Mario Monti, dice, ma di che cosa parla? Dice, è uno che è proprietario di 11 case. E questo uno dice, e che c'entra? Non c'entra niente. Berlinguer era padrone di un'isola. Cioè, voglio dire, non è, sono tutte cose fuori tema che però apparentemente c'entrano l'obiettivo. Questo naturalmente è colpa anche della politica, che in qualche modo ha prodotto il populismo che oggi, con cui siamo a fare i conti. Però appunto bisogna capire cosa noi rischiamo di perdere, perché il mondo dei giornali è stato un grande mondo, un mondo importante. Con Piero tante volte ne parliamo. Io ho fatto in tempo, avendo qualche primavera in più, a assaporare il mondo del grande giornalismo. E mi ricordo ancora, non mi ricordo il Nuovo Corriere di Bilenchi, che era un grande giornale, ma Bilenchi che gli chiusero il giornale perché prese posizione contro l'invasione sovietica dell'Ungheria. Allora c'era il PC che lo finanziava, glielo chiusero, ma era un grande giornale. Il Giornale del Mattino, di cui Piero, insomma. E poi le grandi firme del giornalismo italiano. Giorgio Bocca, che descriveva il neocapitalismo, Tiziano Terzani, La Fallaci, Montanelli, ognuno con la propria caratteristica. Ma ricordo Politica di Nicola Pistelli. Io ero un ragazzo, ero un quattordicenne, ma mi ricordo questo. Politica era un, non mi ricordo che era se settimanale o se mensile. Era una grande foliazione tipo l'Espresso, era un giornale bellissimo. Ma pensare oggi giornali politici, noi oggi sembra una roba strana, ma insomma c'erano l'Unità, non perché era l'Unità, ma l'Unità vendeva 1 milione di copie, eccetera. E sono delle cose che devono far riflettere, perché è una grande storia. Oggi siamo in un tempo, e questo, ecco, questo almeno ve lo faccio vedere, anche se, ecco qua, questo è l'ultimo volume che abbiamo fatto su questo tema, che si intitola La verità separata dai fatti. E parla un po' anche la copertina, perché vedete c'è uno strillone, come poteva essere negli anni 30, ma anche all'inizio del Novecento, poi ci sono gli uccellini di Twitter, e dietro spunta furtivamente, innocentemente, Pinocchio, c'è Pinocchio, magari non sa nemmeno di essere Pinocchio, però è lì, insomma. E quindi noi dobbiamo fare i conti con questo rischio che la verità sia separata dai fatti. Naturalmente poi bisogna discutere su che cos'è la verità, non è semplice dire che cos'è la verità, non bastano i fatti. Fabio Dei, che lo scrive sul nostro volume, non bastano i fatti. Voi provate a ricostruire un incidente stradale, non bastano i fatti, bisogna che ci sia un metodo per accostarsi ai fatti. E il metodo qual è? È quello che più o meno assomiglia alla ricerca storica, al controllo delle fonti, delle testimonianze, la verifica, l'approccio critico, dare spazio a più voci. Questo è e quindi una via di mezzo fra la ricerca storica e il metodo scientifico, per l'appunto. Questo è fare buona informazione, di questo c'è un grande bisogno. E, ripeto, il supporto non conta, conta la sostanza. È importante in questo senso, dicevo, però, è anche la formazione. Giulio è stato dirigente scolastico, io sono stato insegnante. La formazione, la scuola, che spesso purtroppo è in crisi, è inadeguata, ha un grande ruolo. Ha un grande ruolo, noi lo vediamo anche in questi contesti. La scuola è un riferimento, è stato importante tornare in presenza, è stato importante, guardate, dico una cosa controcorrente, perfino avere la DAD, perché in quel momento lì, se non ci fosse stato quello, si rompeva qualunque filo di collegamento, cioè le cose vanno rappresentate. E poi la scuola è una grande opportunità, dipende da come viene fatta. Lorenzo Milani sul Poggio sperduto di Barbiana, dove Piero a volte andava da ragazzo, insomma, insieme a suo babbo, no? In visita, e fuori dal mondo, però faceva scuola col mappamondo, e a questi ragazzi faceva capire quello che stiamo dicendo, che anticipava questa visione, cioè che
il mondo di oggi è fatto di realtà tutte intrecciate fra loro. E questo bisogna fare con il discorso della formazione permanente, come fa anche la Libera Università della Val di Seve Valdarno, che è una realtà importante, coinvolge centinaia di persone che si vengono, sono interessate ai vari temi. È il tema dell'associazionismo, dei corpi intermedi, come si diceva, che oggi non sembra non ci siamo più, del volontariato. Noi promuoviamo questo incontro insieme al CESVOT, che è l'associazione delle associazioni del volontariato. E questo è quello che si chiama terzo settore, una realtà molto, molto importante. Io qui, come Monica diceva, rappresento, oltre a testimonianze, anche il CRIC, che è il coordinamento delle riviste italiane di cultura, più di 100 riviste, grandi, piccole, online, su cartaceo, in entrambe le versioni, che apparentemente sono realtà fuori dal mondo, realtà di nicchia. Dice, chi la legge una rivista? Qualche centinaia di persone. Ma la rivista, attenzione, che sembra un reperto arcaico del Novecento, segnala in realtà un problema attualissimo. Cioè, noi oggi sappiamo tutto, tutti sanno tutto, tutti sanno tutto. Non solo hanno tutte le informazioni, ma hanno capito tutto. 5 minuti dopo ci scordiamo di quello che abbiamo appreso e soprattutto non abbiamo più chiavi di lettura. Non ci sono più le ideologie, e va bene che non ci siano più, naturalmente, perché erano narrazioni in gran parte, insomma, come dire, a volte fuori dalla realtà o a volte anche non positive, insomma, ma ci vuole una chiave critica di lettura della realtà, una chiave culturale di lettura della realtà. Uno dei drammi della politica di oggi non è che i politici guadagnano troppo, tutte queste sciocchezze, è che spesso la politica ha rinunciato a avere una visione culturale delle cose. Questo è, le riviste segnalano questo. E allora raccontare il territorio, raccontare le realtà positive anche del territorio, le contraddizioni, il pluriverso che vive anche in ogni singolo territorio, perché anche il pluriverso religioso, culturale c'è in ogni piccola realtà, è particolarmente importante, perché noi, come vi dicevo, siamo parte di una rete di relazioni, di una siamo in una dimensione in cui, come aveva insegnato anche l'antico Aristotele, soli non si può vivere, e quindi la pandemia ci ha fatto risperimentare proprio questo bisogno di vicinanza, e allora bisogna imparare appunto a leggere la realtà, a viverla positivamente, a costruire relazioni, perché, come dicevo, se c'è un pluriverso, noi siamo un pezzetto di questo pluriverso. Se c'è un grande tappeto con cui, che potrebbe essere una metafora del mondo globale di oggi, noi siamo uno dei fili di quel tappeto, e quel filo è un filo prezioso che va curato e coltivato con attenzione. Grazie mille, grazie. Allora, ora, siccome io devo anche moderare un po', allora darei la parola a Piero Meucci. Piero Meucci, sì, è un compagno di viaggio carissimo, e con cui facciamo continuamente iniziative. È un grande studioso e esperto di giornalismo. No, microfono alla volta. Ecco. Ha scritto tra l'altro un libro importante su Ettore Bernabei, un esponente della vecchia DC, che però insomma aveva capito molto del mondo, e ora ci parlerà un po' di giornalismo, di video giornalismo e di prospettive del giornalismo. Prego, Piero. Sì. Grazie Severino, ora posso accendere anche questo? Sì. No. No, non ci stanno insieme. No, questo non c'entra niente. Non so, prendi questo. Vediamo se con questo magari. Forse si sente, però. No. Se no posso fare anche, sì. Vediamo, prova a accendere. No. Allora, vabbè, questo per andare in onda, sì. Con questo tu vieni hai in onda. Vieni qua. Vai. No, se sentono. Se sentite così, insomma. Allora se no vado lì. Va bene, senti, sì. Io ringrazio Severino ad avermi invitato, la sindaca Marini
testimonianza di avermi invitato a questa nostra discussione. Devo dire che quanto ha detto la sindaca e quanto ha detto Severino ha fatto piazza pulita naturalmente di quello che volevo dire io, in particolare i concetti fondamentali che ha espresso la sindaca, cioè sono la competenza, per esempio, il cosiddetto my side, cioè che nei social, nel mondo dei social media, quello che dico io ha lo stesso valore di quello che dice un altro. Non c'è nessun fondamento comune, nessuna base comune per dire in qualche modo di convincere o non convincere o trovare una linea oggettiva di verità. Questo è chiamato my side. E poi anche il discorso della velocità, o il discorso di cui io poi dirò qualcosa, della formazione del pensiero critico, e secondo me è il punto su cui le istituzioni locali possono intervenire, prendere iniziative e possono essere interessanti. Per questa conversazione io partirei da un'esperienza che ho fatto una ventina di anni fa, quando ero direttore del Corriere di Firenze, e con l'aiuto di Giacomo Becattini, che era un grande studioso dei distretti industriali, non so se ve lo ricordate, un grande economista, si decise di studiare, diciamo, un modo per trasmettere, rendere commestibile l'informazione economica a livello di un giornale locale come era il Corriere di Firenze. La questione era riuscire a individuare i punti, diciamo, gli argomenti e anche i dati che in quel momento, non si parlava di fake news, però chiaramente c'era la possibilità, e c'è tuttora, di utilizzare grafici, statistiche, tabelle, eccetera, che possono sviare, possono essere manipolati. Pensiamo, per esempio, se voi prendete un grafico e lo fate verticale e quindi stringete, diciamo, la possibilità di dare i dati, vi verrà la spezzata con tanti archi acuti, con tante situazioni, diciamo, quasi di allarme. Se invece fate un grafico orizzontale, allora la stessa grafica, la stessa linea spezzata vi darà un andamento molto più tranquillo, molto più facile da capire, molto meno allarmante. Cioè, ne ho detto una. Un'altra posso dire, se leggete il libro di Alberto Cairo, come i grafici mentono, è un libro interessantissimo. Per esempio, potete presentare un grafico in cui, fa un esempio americano, si mettono in paragone parallelo, diciamo, il numero dei suicidi in un anno negli Stati Uniti e il numero dei film che ha fatto Nicolas Cage nello stesso anno. Si vede che il numero di suicidi aumenta quando, nel momento in cui Nicolas Cage ha fatto più film. Quindi ecco, vedete che c'è un collegamento fra il fatto di Nicolas Cage che fa il film e il fatto che la gente si suicida. Naturalmente questo è un paradosso, ma questo vi fa capire che quello che oggi si dice fake news allora aveva altri nomi, ma comunque la manipolazione dei dati e delle informazioni era un problema anche in quel momento. Allora, con il professor Becattini si decise intanto di fare degli interventi continui sul giornale, affrontando i temi più importanti dello sviluppo del territorio, delle scelte strategiche per le imprese del territorio. E poi però il prodotto più interessante fu un libro che si intitolava Leggere la Toscana, che appunto affermava il principio della competenza e della formazione del lettore, del pensiero critico. Cioè si cercava di dare una sorta di manuale per poter capire e orientarsi all'interno dell'informazione economica territoriale, perché oggi le cose sono abbastanza migliorate, ma una ventina d'anni fa ancora, diciamo, l'informazione economica era più un'estrapolazione dei dati nazionali piuttosto che un lavoro specifico fatto dal territorio, anche se già c'era e lavorava bene l'IRPET e alcune agenzie toscane, ma in ogni caso il problema c'era, e noi abbiamo cercato di affrontarlo attraverso questo volumetto, e fu diffuso in 3.000 copie e quindi, diciamo, in qualche modo aveva avuto un impatto sul territorio abbastanza interessante. Ecco, qui siamo
siamo 20 anni fa e oggi questi problemi dell'informazione, queste diciamo notizie false, manipolate, parziali, che danno visioni assolutamente, diciamo, non legate ad argomenti e a dati, si chiamano fake news. Siamo fake news e è un concetto che è venuto fuori intorno al 2014-2015 e che ha avuto un grande successo, anche perché ha avuto molto successo in una certa classe politica internazionale che abbiamo avuto in questi anni. Cioè, per esempio, se pensate a Boris Johnson, fu licenziato da un giornale inglese perché aveva inventato una citazione in un articolo e ora è il primo ministro della Gran Bretagna, del Regno Unito. E poi pensate a Trump. Trump è stato, diciamo, un maestro della fake news, perché lui parlava di fake news dei giornalisti quando questi parlavano dei suoi problemi personali, e nello stesso momento lui mandava lo stesso delle fake news, messaggi falsi e parziali su un innumerevole campo di azione, campo di settori, diciamo, al punto che l'Economist ha calcolato che fino al 2019 aveva diffuso un po' più di 13.000 notizie che si possono definire fake news. Quindi, come si vede, il rapporto fra l'informazione e le istituzioni, diciamo, ha avuto in questo periodo questa situazione anomala che si spera, diciamo, che possa essere superata. Ma il punto secondo, diciamo, che è stato sollevato dalla sindaca, cioè il discorso del my side, cioè dell'attribuire lo stesso valore a qualunque frammento di discorso venga diffuso attraverso i social media e nelle reti multimediali, è un punto essenziale. Perché quando io oggi non so se avete visto il telegiornale, io ho visto il telegiornale di Sky e c'era il rappresentante dei portuali di Trieste e il giornalista Marenzi, che è un giornalista economico e studia queste cose. Ecco, la posizione del capo dei portuali di Trieste era proprio un esempio di questo: la mia versione è uguale alla tua. Cioè, lui diceva che tanto il vaccino non serve a niente perché dopo 3 mesi è come se uno non l'avesse avuto. E allora il giornalista le ha chiesto: chi te l'ha detto? Me l'ha detto un medico, io ho sentito un medico l'altro giorno e mi ha detto questa cosa qui. E diciamo, non c'è stata una soluzione fra i due, nel senso che ognuno è rimasto alle posizioni, ma il povero Marenzi portava dei dati molto precisi e oggettivi del successo, diciamo, della vaccinazione per contrastare l'effetto del virus. Quindi c'è stata questa diffusione di fake news negli ultimi anni, che appunto addirittura si parla di 50 primi ministri e vertici governativi che usano questa parola in funzione attiva, nel senso per delegittimare i giornalisti, per esempio, oppure la usano in quanto loro stessi diffondono le fake news, cosiddette fake news. Ma la cosa fondamentale è dunque ripristinare, ritrovare un giornalismo, modello giornalismo che possa dare quel di più di mediazione e di argomentazioni e di dati concreti che possa far superare questa situazione del my side, che il giornalista in un'intervista a Repubblica, si chiama Bill Keller, ha definito la camera degli echi, cioè i cittadini sempre più spesso hanno la sensazione di essere informati mentre in realtà sono immersi in una camera degli echi. Cosa vuol dire? Che pensando di essere informati in realtà non si trovano mai davanti a un'informazione che sfida i loro pregiudizi, perché vengono bombardati di informazioni che sono legate a quello che lui pensa, ai loro interessi. Il lettore, diciamo, si vuole sentire dire, fa parte di comunità di interessi e di ascolto, per cui, diciamo, rimangono l'informazione rimane sempre a livello, diciamo, di quello che uno pensa e quindi in generale a livello dei propri pregiudizi. Come si fa allora dunque a recuperare le ragioni della buona informazione? Intanto
quello che diceva anche Severino, insomma, i giornalisti stanno passando un periodo, diciamo, di transizione molto doloroso, molto difficile, molto freddo. Sono saltati tutti i modelli di business, le edizioni cartacee sono sempre e costantemente in calo, la questione dell'informazione online è legata a una pubblicità che viene quasi completamente per l'80%, 85% drenata dai grandi gruppi, i big tech si dice, no? Google, Facebook, internazionali, e per cui non c'è quel rapporto virtuoso pubblicità lettori che c'era un tempo, perché la pubblicità è scarsa e i lettori degli utenti, diciamo, di internet possono trovare tante informazioni su Google gratuitamente senza bisogno di pagare abbonamenti comprare, diciamo, le loro password. Allora, mi sono posto questo problema. A questo punto noi siamo qui a Pontassieve per cercare cosa si può fare sul territorio per superare questa situazione. Non mi dilungo, anche perché Severino ha già detto molte cose, però io, riflettendo, sono convinto che il buon giornalismo può ripartire dai territori. Perché questo? Allora vi leggo una citazione di Papa Francesco, che su questo ha detto una cosa secondo me molto interessante. Ha detto: il valore della verità è recuperabile solo attraverso la partecipazione ai fatti della realtà che si intende rappresentare, solo attraverso il desiderio di testimonianza e l'incontro tra le persone. Allora, la domanda è: in una comunità locale è più difficile, secondo me, che a livello nazionale subire e credere e bere ciecamente, diciamo così, l'informazione che arriva, perché uno ne fa parte, conosce i testimoni, sente quello che dice la gente, vede le persone e può giudicare le persone che lui ha votato direttamente. Quindi, diciamo, il territorio in qualche modo può essere la base in cui la buona informazione comincia a circolare. Come dice ancora Papa Francesco, venire a vedere per imparare solo attraverso l'esperienza. È un messaggio che lui ha dato ai giornalisti, ma lo ha dato anche ai lettori, cioè voi potete verificare, potete vedere se quello che vi è stato detto, se quello che vi arriva è corretto, è giusto. Potete avere un fatto empirico, oggettivo delle cose, delle informazioni che potete avere. La domanda è: cosa possono fare i governi locali per contribuire a chiudere questo circuito perverso delle fake news? Allora, intanto c'è un'altra citazione che mi permettete darei, è questo, che Tim Cook, il CEO di Apple, il capo di Apple, il successore di Steve Jobs, passando per l'Italia, ha parlato di un progetto, insomma, che lui vorrebbe portare avanti, e cioè una sorta di alfabetizzazione digitale, cioè allenare le persone ad usare la propria testa sviluppando il pensiero critico. Lui ha detto letteralmente: bisogna far capire ai giovani perché alcune notizie arrivano sui loro schermi, altri li scansano, e perché la cosa possa dipendere dalle ricerche che hanno fatto, dai siti che hanno frequentato, dai dati che hanno lasciato nella navigazione in internet. Lo ha ribadito anche Harari in una intervista di ieri o ieri l'altro alla Repubblica. Gli algoritmi si basano su un modello di business: tenerti il più possibile incollato alla piattaforma per fare più soldi, stimolando emozioni e impegno, engagement collegamento, diciamo, impegno dentro la piattaforma. Perciò online complottismi e teorie Novax funzionano meglio dei fatti. Come se ne esce? Harari dice: bisogna bombardare le persone con i fatti, per esempio sui vaccini, ma non in maniera ripetitiva, bensì emozionale e empatica. Questo è quello che dice questo storico israeliano. Allora, qui è il punto, secondo me, su cui può intervenire il governo locale, cioè che occorre
contribuire alla formazione del pensiero critico, soprattutto dei giovani. Cioè, e come si può fare questo? Naturalmente si può fare intervenendo, per esempio, con politiche sulle scuole, soprattutto le scuole primarie, con l'intervento di esperti che insegnano ai giovani perché sono, diciamo così, soggetti, possibili vittime di manipolazioni dell'informazione, spiegargli come funziona il meccanismo degli algoritmi, perché ricevono praticamente quasi sempre le notizie che loro vogliono, perché sono stati intercettati e in qualche modo codificati attraverso l'algoritmo. E questo, secondo me, potrebbe essere il modo di cominciare a sviluppare questo pensiero critico, questa capacità, diciamo, del lettore di poter cominciare a distinguere quella che è la buona informazione dalla cattiva, e quindi difendersi molto meglio dalle fake news. Grazie. Grazie Piero per questo intervento pieno di spunti e di rimandi anche precisi. Naturalmente sarebbe un lungo dibattito discutere su che cos'è la verità. Qualcuno aveva detto che cos'è la verità in un passaggio. E tra l'altro nel volume ne parliamo anche con Sergio Givone, con un colloquio con chi vi parla, per l'appunto, proprio della problematicità della definizione della verità. Di passaggio dico che se qualcuno è interessato al volume, credo che noi abbiamo qualche copia, vero? Ah, è finito questo, esaurito. Questo è un segno buono, però. Se è esaurito il segno è andato bene, bene. Allora siamo a posto. E dico un'altra cosa, visto che Roberto Modi, il presidente della nostra associazione, ci ha appena scritto, perché come vedete noi siamo in diretta e le persone possono scrivere, e Roberto appunto ha parlato appunto della positività di questo incontro, degli interventi, insomma, insomma invita ad andare avanti. E a questo proposito un secondo di pubblicità progresso prima di presentare appunto Valeria. Giovedì prossimo c'è un'altra iniziativa di testimonianza alla Biblioteca delle Blate a Firenze, presentiamo l'ultimo volume su Cattolici, Sinistra, PC, Memoria e lezione di un dialogo alla prova con Rosi Bindi, Vanino Chiti e Giulia Rodano, chi vi parla, e quindi siete tutti invitati. Valeria Strambi è una giovane e brava giornalista di Repubblica, insomma si occupa di scuola, si occupa di appunto realtà locali, insomma fa il lavoro appunto di cui si sta parlando sul campo e ci può raccontare, credo, cose interessanti. Prego Valeria. Aspetta, questo buonasera. Questo va bene? Sì. Mi sentite? Sì. Perfetto. Questo è buono, guarda. Perfetto. Buonasera a tutti, volevo innanzitutto ringraziare Severino per l'invito, la sindaca per l'ospitalità qua a Pontassieve, il collega e insomma, tutti gli ospiti, perché è per me un grande piacere poter essere qui, poter affrontare un confronto del genere su un tema importantissimo, un tema che riguarda un po' tutti noi. Ecco, la professione del giornalismo, appunto noi parliamo di professione, però a me piace anche ricordarlo come un mestiere, no? Eugenio Montale stesso si definiva, no? Noi lo conosciamo come un poeta, però lui stesso diceva: io sono impegnato nel mio secondo mestiere, che era appunto quello del giornalista, di raccontare quello che accadeva intorno a lui. Quindi ecco, io sono cresciuta da sempre l'interesse per il mondo del giornalismo e dell'informazione, e da subito da ogni fronte sono stata scoraggiata. Tutti mi hanno detto che il giornalismo era destinato a morire, che comunque non c'era un futuro sicuro. Ecco, questo in parte è vero, perché comunque mi sono scontrata, come tantissimi giovani giornalisti, con le difficoltà nel poter affrontare questa professione. Dall'altro punto di vista, ecco, dico che io lo faccio ogni giorno, è un mestiere che non morirà. Ecco, noi tutti appunto ci continuiamo ad interrogare sulle sorti dei
dei giornali, soprattutto cartacei. Io scrivo per Repubblica, lavoro nella redazione di Firenze, scrivo sia sul cartaceo che sull'online. Ormai ecco, non mi piace nemmeno più che sia fatta questa distinzione carta online, perché il mondo è il mondo dell'informazione, di quello che dobbiamo raccontare, quindi è importante, sono due supporti che noi dobbiamo utilizzare. Il mondo dell'online è quello, non mi piace nemmeno il termine velocità, no? Abbiamo detto che un giornalista deve essere veloce, io preferisco il termine tempestività. Il giornalista deve essere tempestivo, sì, perché deve essere sul pezzo, no? Dare la notizia, come noi tutti ci sentiamo dire. Però ecco, la velocità a volte può essere sinonimo anche di frettolosità, no? Nel doverla dare il prima possibile, a tutti i costi, prima dell'altro, prima del competitor, con il rischio poi di dare informazioni sbagliate. Invece la tempestività racchiude, no, questo termine, anche quella famosa verifica delle fonti di cui voi prima di me avete parlato, per cui la notizia va data sì in maniera veloce, e l'online è il supporto principale con cui dobbiamo darla, però deve essere sempre verificata. Noi dobbiamo, ecco, essere un filtro, che filtro non significa appunto dare la nostra interpretazione, perché poi appunto ci sono gli approfondimenti e tutta la notizia, lì per lì deve essere data senza interpretazioni, ma deve essere verificata. E per questo appunto ci sono le fonti. Però ecco, non vorrei sviare il discorso. Quindi dicevamo che lavoro nella redazione di Repubblica a Firenze, dove la tempestività è fondamentale, però è fondamentale anche l'essere presenti sul territorio. Che vuol dire questo? Vuol dire che qualsiasi cosa noi raccontiamo alle persone deve essere una cosa che la raccontiamo dopo averla vista, dopo averla accuratamente assimilata. Perché c'è un altro termine, no, che è stato utilizzato, che è quello della complessità. È un altro termine che sembra andare contro, no, a quello che è il giornalismo, perché uno dice: come, devi essere veloce, devi essere tempestivo, cosa c'entra la complessità? Invece no, perché il mondo intorno a noi è complesso, quello che dobbiamo raccontare tutti i giorni è complesso, che sia appunto lo sciopero di una scuola, il licenziamento di un lavoratore, oppure semplicemente anche, non lo so, uno spettacolo teatrale, è tutto molto complesso. Quindi noi dobbiamo far parte di questa complessità, quindi vederla, guardarla e restituirla agli altri, come, in maniera anche semplice, perché noi dobbiamo capirla, comprenderla e poi però farla capire a tutti gli altri, e l'unico modo per farla è assimilarla a noi stessi. E qual è la soluzione? Quella appunto di essere presente sul territorio, di andare a vedere quello che succede. Ora farò alcuni esempi, no? Perché forse meglio di me prima è stato raccontato, no? Qual è il ruolo dell'informazione, quindi penso che forse il mio contributo possa essere quello di raccontare qualche esempio concreto, qualcuno degli episodi con cui mi sono trovata ad interfacciare regolarmente nel mio lavoro di tutti i giorni. Uno di questi è accaduto questa estate ed è ancora in corso, è il licenziamento dei lavoratori, l'annuncio del licenziamento dei lavoratori della GKN. Cosa succede? Vi racconto proprio com'è andata, no? Arriva un post di Facebook, anche lì nasce da quello, un post di Facebook dove da un sindacalista scopriamo quello che è successo. Quindi un sindacalista della FIOM CGIL scrive sul suo profilo Facebook che questi 400 lavoratori sono stati licenziati all'improvviso, senza dare alcuna informazione, senza che ci fosse l'iter di confronto, eccetera. Non lo apprendiamo da lì. Quindi che succede? Inizia subito a squillare il telefono. Quindi devi andare lì, giustamente. Quel giorno sono andata io lì davanti. Poi tanti colleghi insieme a me si sono occupati in questo lungo periodo della vicenda. In quel momento, il primo giorno, sono andata lì. Sono andata lì con quello che succede sempre, no? Con il capo redattore che dice: ecco, devi andare lì, devi raccontare lo stato d'animo di questi lavoratori, devi cercare di capire quello che è successo, devi parlare con loro, devi far capire al lettore tutto il dolore di queste persone. Quindi uno va lì, io mi aspettavo appunto di trovare questo dolore. Cosa succede? Che io trovo rabbia e dignità, il dolore non c'è. Quindi ecco, qual è il ruolo del giornalista? Il ruolo del giornalista in quel momento è raccontare
quello che hanno da dire questi lavoratori. Quindi in quel momento il dolore, che magari tutti si aspettavano, io ero andata lì per tirar fuori il dolore, non era quella fase lì. Poi è arrivato, certo, e c'è tuttora. Però in quel momento lì io dovevo raccontare la rabbia, la dignità di queste persone che dicevano no, noi non ci arrendiamo, andiamo avanti. Il caso ha voluto che io fossi lì anche nel momento in cui è arrivata invece una bella notizia, che è quella della vittoria al tribunale del ricorso presentato sempre dai sindacalisti per licenziamento, per comportamento antisindacale. E quindi anche quel giorno mi viene detto, ecco, vai lì, vai a Campi Bisenzio e cerca di raccontare una storia di alcuni di questi lavoratori. Io ne trovo tante, ma mi imbatto in uno di loro, mi ricordo solo il nome di battesimo, che è Luigi, e questa persona è lì insieme al figlio. Lui era appena andato a prendere il figlio a scuola e loro erano andati lì entrambi, e li vedo, cioè vedo proprio la gioia di questo bambino che non si stacca dal padre, no? Lo abbraccia ed è felice. Lui non si ferma, Luigi, a parlare con me, si ferma il bambino quasi orgoglioso, no? Dicendo oggi finalmente è felice, l'ho visto sorridere, ce l'abbiamo fatta e siamo stati, no? Abbiamo combattuto insieme. Poi dopodiché mi ha raccontato la sua storia, no? La rinuncia alle vacanze, la difficoltà nell'andare avanti questi mesi, perché loro hanno fatto sempre turni giorno e notte, quindi insomma una storia di lotta, di impegno e di sofferenza. Come fai a restituirla sul giornale oppure online? Come fai a raccontarla? Ecco, secondo me il ruolo importante del giornalista è quello di non, una cosa che a volte purtroppo succede, è quello di non romanzare troppo, e questo secondo me il ruolo, no, della corretta informazione. Io per raccontare quella storia lì non dovevo aggiungere niente, non dovevo, ecco, drammatizzarla, non dovevo tirar fuori, no, qualcosa che magari uno si aspetterebbe nel leggerla, no, il di più, perché quella storia si è raccontata da sola. Quindi io penso che oggi il ruolo del giornalista, quello che cerchiamo di fare io con i miei colleghi tutti i giorni, è quello di entrare dentro le storie, ma poi di filtrarle, cioè del togliere noi stessi da quelle storie, no? Del farle emergere, no? per come sono. E quindi è questo anche, no? Quando dico cos'è per me un grande giornalista, insomma guardo anche esempi di giornalisti per prima di me, si è detto, no, la stagione dei grandissimi, era questa fondamentalmente, nel riuscire a raccontare quello che accade intorno senza però diventare noi i protagonisti. E abbiamo detto, quindi molti nomi dicono, ma oggi il giornalista non è più quello di un tempo, no? Il giornalista che si consuma la suola delle scarpe, no? Tutti noi siamo cresciuti in quel mito lì del giornalista che va, fa le inchieste, trova. Oggi il giornalista è il giornalista da scrivania, tu ti colleghi al computer, vai su Facebook, hai già la notizia lì, cosa devi fare? Questo in parte è vero, perché tante notizie io stessa devo dire, ammetto che mi arrivano dai social network, non ultima quella di 2 giorni fa del corteo No Green Pass, che probabilmente sarà un presidio, insomma ancora in queste ore lo stanno decidendo, che ci sarà a Firenze domani. L'ho trovata tramite i social network, quindi poi è stata verificata eccetera, però è arrivato da lì il primo input. Quindi che cosa mi viene da dire? Che noi dobbiamo, diciamo, non escluderli questi strumenti, perché sono ormai entrati, no, nella nostra quotidianità, e anche noi giornalisti devo dire li utilizziamo come fonte inesauribile di spunti, di notizie e di contatti. Però poi, ecco, devono solo darci l'input, e per questo, come diceva giustamente, è importante il nostro filtro, altrimenti noi non serviremo neppure più come figure, no? Perché siamo bombardati continuamente da informazioni che arrivano sui social, quindi senza il filtro del giornalista che controlla, che verifica, che prova a spiegare anche quello che succede, la nostra professione si andrebbe a vanificare. Un'altra cosa appunto divertente, mi associo insomma a uno degli esempi del collega, è quello delle fake news. Una fake news è capitata anche a noi, anche a me personalmente, perché sempre sui social continuava a girare la notizia di Jovanotti, che aveva ritrovato il portafoglio di una signora anziana per strada,
e lo aveva raccolto e l'aveva riportato, insomma aveva portato ai carabinieri e quindi aveva fatto questo gesto, la signora si era vista riconsegnare il portafoglio da Jovanotti. Quindi questa è una cosa che in quel momento, soprattutto per il giornale online, per Repubblica, era una notizia, no? Quindi Jovanotti, toscano di Cortona, che ritrova il portafoglio della signora, è una notizia bella, no? Che, come si dice, no? Destinata ad avere molte visualizzazioni, a fare molti click, ad interessare, quindi diciamo ci viene detto fate anche voi un articolo, quindi non veniva direttamente da noi, fate anche voi un articolo nel raccontarlo. E quindi in quel momento qual era l'esigenza? Darla il prima possibile, no? L'essere i primi a dare questa notizia. Allora, cosa è venuto fuori? È venuto fuori che quella notizia era vera, peccato che era successa 5 anni prima. Quindi era la stessa notizia che era stata rimessa in circolo. Succede. Era stata rimessa in circolo sui social network e noi abbiamo abboccato. Ma è un esempio così, però ecco, e non dei più gravi per fortuna, però ecco... Per questo dico che è importante nella nostra professione, nel nostro lavoro di tutti i giorni, essere sì veloci, tempestivi, ma fare sempre molta attenzione a quello che facciamo. Esatto. Allora, grazie a Valeria per questo resoconto anche pieno di vivezza, insomma, proprio sul mestiere appunto del giornalismo, come lei diceva. Sono venuti fuori contenuti molto interessanti. Sembra quasi una lezione della Libera Università. No? Giulio appunto dirige, insomma, lavora alla Libera Università, che appunto è questa bella realtà che è stata messa a piedi grazie al Comune di Pontassieve. È una persona che si intende di formazione, è stato il mio preside, insomma, quindi... Giulio, prego. Bene, penso che non funzioni questo. A partire? No, non c'è nulla acceso. Questo... Sente? Sì. Perfetto, allora ci siamo. No, ma va bene, funziona. Funziona. Non si sente? Aspetta, è partito, vai. Ok, bene, ora fa. Ma... Io sono una persona di scuola e mi viene da interpretare questo dibattito anche un po' il titolo sotto il punto di vista educativo. Intanto il titolo, una lettura critica della complessità. Caspita, è un impegno notevole, cioè roba da mente agili, allenate, belle, belle pronte. Pensavo ai miei studenti del Balducci, molti di loro lo sono. Tanti altri un po' meno, ma purtroppo era una brutta notizia che da alcuni decenni l'accesso alla conoscenza non ha a che fare con la lettura critica della complessità, ma è un accesso alla conoscenza, come è stato descritto poco fa, rapido, facile, sul web, che ha dei vantaggi enormi perché permette di arrivare con grande rapidità ad avere informazioni essenziali su un fenomeno che interessa in quel momento. È uno spettacolo perché è un oggetto così piccolo, per esempio c'è l'archivio della Crusca, ci si può accedere, si può riuscire, se chi di noi non ha fatto una breve ricerca quando il medico ha parlato di una malattia, cioè andiamo a vedere di cosa si tratta, o di un medicinale nuovo che è stato assegnato. Quindi è una risorsa che non va demonizzata. Purtuttavia, l'informazione che riusciamo ad acquisire in questo modo rapido, poi c'è un modo più complesso e sul web si trovano anche informazioni raffinate, elaborate, si può dedicare anche molto tempo, ma non è però abitudine dei più svolgere questo tipo di ricerca. Normalmente ci si ferma alla prima risposta, e questa è una risposta semplificata. Prima è stato descritto piuttosto bene il rischio che sia manipolata, non si sanno le fonti,
per cui è stata scritta, non si sa in che misura riporti i fatti, in che misura vengano omessi o manipolati. E poi c'è un aspetto che a me interessa, è il fatto che questo tipo di informazione gratifica. Uno si sente a posto, aggiornato, cioè, ho capito come funziona, ho fatto una ricerca, anche mio figlio lo diceva, ogni tanto ho fatto delle discussioni su questo, dice, ma io ho fatto una ricerca su internet, sì, è un po' poco per riuscire a capire davvero, per avere una lettura critica, perché una lettura significa che ho capito, che ho compreso le cause del fenomeno che sto esaminando, capisco le conseguenze a medio e a lungo termine, l'ho contestualizzato, mi rendo conto di quali sono le teorie che stanno alla fonte, ho fatto una comparazione, poi critica. Fare una critica significa prima conoscere un fenomeno e poi valutarlo in relazione a dei punti di riferimento, quindi è un'operazione complessa. E con questa modalità più semplificata che abbiamo l'abitudine, tutti noi, di gestire il rapporto alla conoscenza, questo approfondimento è molto difficile, realizzarlo. E c'è quella conseguenza piuttosto grave dell'uno vale uno, perché uno si sente appagato, si sente soddisfatto, a questo punto ne so quanto l'esperto. E invece è bello, è interessante affrontare problemi complicati, magari leggendo un saggio, sentendo una lezione, seguendo un percorso. Ci sono anche online dei corsi molto interessanti che l'università, per esempio, mette a disposizione, ma costano sforzo, costano un impegno preciso e ha una conseguenza immediata, come dire, che è un po' scoraggiante, perché la prima impressione che si ha quando si comincia a studiare un argomento nuovo è che ci sono talmente tante cose da capire ed è talmente ampia la conoscenza che uno pensa di non arrivarci mai, insomma, di perdersi in un mare. E invece via via che uno comincia a conoscere, approfondire, a rendersi conto, costruisce una rete di significati che già di per sé è un livello interessante che si costruisce, si allarga sempre più e porta a quella consapevolezza critica di cui si parlava. È un elemento decisivo che ha a che fare con il nostro essere cittadini, perché essere cittadini consapevoli significa fare proprio questo esercizio di approfondimento, di comprensione, di sviluppo del pensiero e appunto di comparazione che porta poi a poter esercitare una critica. E c'è anche un altro aspetto che caratterizza il rapporto che abbiamo con la conoscenza e soprattutto con la comunicazione. Si usano molto i social e abbiamo dimenticato, nessuno più scrive le lettere e imposta, impegna il postino nella consegna. E anche se la mail potrebbe sostituire, di solito i testi sono molto brevi, sono molto sintetici. E allora abbiamo un impoverimento del linguaggio. E questo è un fatto piuttosto significativo e ha delle conseguenze, perché le parole sono quello strumento che ci permette di gestire i conflitti, di rappresentare le nostre emozioni, di comunicarle, di esprimerle, e di esprimerle in modo non violento, in modo da capire il punto di vista dell'altro e far capire il nostro punto di vista e trovare un punto d'incontro. Se non si ha un linguaggio raffinato, capace di svolgere questa funzione, è chiaro che poi le emozioni si comunicano in un altro modo, con i gesti soprattutto, con modalità che sono più brusche, meno efficaci e possono sfiorare anche aspetti di violenza. E poi c'è un altro aspetto sull'impoverimento del linguaggio, perché non è solo un problema di vocabolario che sembra diminuire la quantità delle parole che conosciamo e che utilizziamo.
ma c'è anche un problema di complessità del periodo, l'uso del congiuntivo che viene abbandonato sempre di più, l'uso del presente anche per parlare di cose successe al passato. E ci sono studi molto articolati, noti, del rapporto fra linguaggio e sviluppo del pensiero. Ora non penso che ci sia una relazione immediata per cui si possa dire che impoverendosi il linguaggio anche le competenze cognitive sono minori, ma qualche sospetto un po' viene. Mettiamolo in positivo. Ci sono degli studi che ci raccontano che i ragazzi bilingue, bambini bilingue, quelli che hanno genitori di nazionalità diversa e che imparano a parlare in due lingue contemporaneamente a 2-3 anni, hanno delle potenzialità intellettive maggiori dei compagni, e in particolare rispetto al pensiero divergente. Ora, se questa cosa funziona in positivo, probabilmente qualche campanello di allarme rispetto al rischio di semplificazioni dei processi mentali ci potrebbe essere, comunque è bene appunto rifletterci. Allora, che cosa facciamo? Dobbiamo fare la guerra al web? Direi proprio di no, insomma, no, abbiamo detto che offre delle opportunità importanti e che può essere comunque usato in modo diverso da questa forma semplificata, però allora il problema è dove si esercita una forma di pensiero diversa, dove si arricchisce il linguaggio, dove si svolge questa attività di scavo, di approfondimento, di analisi, di comparazione, di critica. E lo si fa sicuramente nella scuola, però la scuola ha dei problemi enormi. In Italia chiunque si azzardi a riformarla viene subito preso di mira e abbattuto rapidamente. Abbiamo una classe di docenti impeccabili, impegnati, io ho lavorato una vita e ho conosciuto persone di grande valore, la grande maggioranza. Quelli che svolgono il loro lavoro con difficoltà poi cambiano mestiere di solito, perché è difficilissimo tenere a bada i ragazzi, avere un rapporto con loro se non si è efficaci in qualche modo. Però il sistema funziona poco, è rigido, non c'è una politica illuminata e lungimirante di riforma, di ristrutturazione. E basti pensare, lo dicevo poco fa, che nella scuola superiore, insomma, c'è una ricerca di tutto scuola di 2 anni fa, quindi recente, nella scuola superiore ogni 4 ragazzi che entrano in prima, uno di questi non arriva alla quinta, abbandona. Ora, una scuola pubblica che perde un quarto dei propri ragazzi per la strada, qualche problema se lo deve porre, insomma, ecco, si deve cercare di trovare qualche soluzione, che è quella la sede nella quale il pensiero può essere sviluppato in modo opportuno, perché dovrebbero essere dei canali paralleli, da una parte il web e accanto queste esperienze, e a questo punto in presenza di una attività significativa di analisi, di approfondimento, di attività culturali, si potrebbero contaminare di più di quanto sta succedendo attualmente. E la scuola, quindi, speriamo, però questo è un po' il problema. Accanto i giornali, sicuramente, svolgono un compito decisivo, mi sembra lo stiano facendo, io sono un lettore assiduo dei giornali, ne leggo più di uno, non tutti i giorni, ma mi piace variare, e c'è tantissime, c'è un'offerta incredibile, sono pagine e pagine di approfondimento che può essere utilizzato, e credo che svolgano un ruolo decisivo. Credo che le difficoltà che abbiamo come paese, come quello che sta succedendo in questi giorni, insomma, lo dimostra, perché insomma abbiamo una piazza che grida invettive senza senso, sfoga una rabbia che non si sa dove sia maturata.
e non mi sembra ci sia un pensiero critico alla base, c'è una comunicazione immediata che alla ricerca del nemico senza argomentazioni e uno sforzo di espressione che sia significativo. E allora viene in mente che se si leggessero di più i giornali forse questi fenomeni sarebbero ridotti. Anche quando si va a votare si dice sempre ma è andata così, ma se si guarda quante persone leggono il giornale poi si capisce anche come si vota. Ma questa è un'opinione personale, ognuno ha i suoi punti di vista. Le riviste di cultura anche svolgono un compito importante, diceva prima Severino. Insomma, lì vedo un malloppo di 200 pagine che sviscera un argomento. E queste sono attività che si rivolgono all'intero sistema, cioè al sistema paese, ognuno ha i suoi riferimenti. Ma è sul territorio che ci potrebbero essere, accanto a tutte queste iniziative, dei presidi permanenti in cui si coltiva questo piacere, questo interesse del riflettere, dell'approfondire, del cercare di conoscere, cercare di farsi un'idea più appropriata e più circostanziata. E da questo punto di vista anche la nostra associazione un ruolo ce l'ha e ha cercato di svilupparlo in questi anni. È nata nel 2018, quindi è recentissima. E nei primi 3 anni di attività, partendo da zero, è arrivata ad avere 500 iscritti ai corsi. Quindi questo segnala che c'è un'utenza, tante persone che sono interessate a questo tipo di attività. Ma lo si vede anche tutte le volte che, sempre sul territorio, si organizzano queste iniziative, i famosi festival della letteratura, della filosofia, il Moby Dick di Terranova, Fagiolini, i dialoghi sull'uomo a Pistoia. È incredibile quante persone raccolgono, quante accorrono a sentire queste lezioni, questi interventi, spesso di alto livello. Io ho visto a Modena decine e decine di ragazzi che prendevano appunti, persone di ogni età, veramente interessante. Quindi c'è una risposta, come da noi abbiamo avuto, perché 500 iscrizioni sono una realtà, quando va di sé, è qualcosa di significativo, di importante. E quindi questo va coltivato, bisogna che... E quindi abbiamo un'esperienza positiva, perché l'amministrazione comunale ci ha sostenuto moltissimo, dandoci un supporto costante e significativo. Però trovo che sia una scelta strategica che può dare risposte di lungo periodo. Ora noi abbiamo poi il problema non è un problema, ma insomma ci piacerebbe allargare la fascia di età. Abbiamo persone piuttosto grandi e ci piacerebbe vedere se si riesce a coinvolgere anche dei gruppi di giovani. Abbiamo esteso, abbiamo preso contatti anche per avere altre sedi in cui svolgere l'attività, quindi faremo un corso di astronomia, fra l'altro a Rufina, un secondo corso a Villa Poggio Reale, perché è buio, ci si può collocare il telescopio, quindi fare l'osservazione del cielo la sera. Poi faremo alcuni corsi a Circolino La Buca di San Francesco. E lì c'è un gruppo di ragazzi, fra l'altro sono quasi tutti ex studenti nostri, Severino, che hai conosciuto anche te, e molto interessati a questo. Quando gli ho raccontato un po' di argomenti che stiamo trattando, erano molto interessanti. Cioè, quello lo volevamo invitare anche noi, potremmo provare a venire. Allora, guarda, vi do il programma e siete ben accolti. Alcuni esempi di attività che svolgiamo, che stanno dentro a quest'idea della lettura critica, della complessità. I prossimi 4 corsi che cominceranno fra un paio di settimane sono questi. Uno è Tracce di futuro, che facciamo insieme a Testimonianze, ed sono tutti corsi di 10 ore,
che è un tempo opportuno, non è troppo lungo, è troppo impegnativo, però sono già sufficienti 10 ore a dibattere un argomento, insomma, permettono di fare gli approfondimenti interessanti. Questo corso, Tracce di futuro, per esempio, affronta, delinea degli scenari di ciò che potrebbe accadere nell'immediato futuro, prossimamente, se usciremo, speriamo di sì, da questa situazione di crisi dovuta al Covid. E allora c'è una psicoterapeuta che ci delineerà un po' le problematiche possibili rispetto all'animo umano, che tracce possono essere rimaste, in che modo potremo affrontare i giorni che vengono, come dal punto di vista ambientale i problemi si possano porre e come può cambiare la situazione geopolitica con una riflessione, con uno sguardo allargato alla, oltre l'Italia. Un altro, mi sembrano cose che possono andare nella direzione della lettura critica, si diceva, no? E anche della complessità. Poi abbiamo un altro corso che invece si interessa di questioni locali. Contare sulla Toscana, contare nel senso di fare affidamento e anche di raccontare della Toscana e parlare così di questo popolo di vizi e virtù della nostra regione, della nostra popolazione che, come diceva Malaparte, maledetta, no? C'è questo corso che facciamo di astronomia con la Simonetta Klein a Rufina. E un altro, per dare un'idea della varietà, che si occupa di narrazione e gioco. È quasi un percorso di formazione per nonni, genitori e chiunque abbia interesse a fare il narratore, in qualche modo, l'affabulatore. E mette insieme così delle tecniche di narrazione e accanto a questo propone dei giochi che stanno dentro alla narrazione di storia. Questo per dire, insomma, poi ci sono altri corsi che vengono successivamente, si spazia da Montale alla storia dell'arte. Comunque, questo è un po' il quadro. Credo che dobbiamo attivarci tutti, c'è un dovere civico. Io sono in pensione, ma insomma, non disarmo. Cioè, si cerca di stare nelle situazioni per portare avanti degli stimoli e delle iniziative che possono contribuire insieme, a costruire tutti insieme una mentalità più avveduta, più accorta e più consapevole del contesto in cui viviamo e degli obiettivi che possiamo porci. Quindi la lettura critica della complessità è una roba che ci coinvolge tutti, se vogliamo essere dei cittadini che si fanno un po' sentire in modo costruttivo, sensato, opportuno, e insomma con una prospettiva, cercando di avere l'idea di scenari da costruire. Insomma, ecco. Grazie. Io ringrazio Giulio anche per questa, non fa questo, ma insomma tanto mi sentite, no? Anche per questa panoramica che ci ha dato e per questo resoconto. Siamo già a un'ora abbastanza avanti, però siccome qui c'è una doppia modalità, appunto, come dicevo, c'è Cesare che sta mandando in streaming e anche accompagnando con immagini, con foto, con motivi vari, e poi noi siamo comunque in presenza, quindi se qualcuno ha qualche domanda da porre, qualche sollecitazione, qualche contestazione da fare, insomma, no, sarebbe una... Ah, devo chiedere scusa a Piero perché mi sono scordato di nominarti sulla iniziativa delle Oblate di giovedì prossimo. Questo è il dialogo alla prova, Piero Meucci ci deve essere.
rinnovo l'invito, insomma, per giovedì prossimo. Naturalmente sottolineo quello che diceva Giulio, tutto questo è in questo territorio, visto che di questo siamo a parlare, è possibile, e lo dico naturalmente non per complimentarmi, perché c'è un'apertura, perché c'è una disponibilità istituzionale, perché sennò tutto sarebbe molto più complicato, e questo è un segno importante, perché non ovunque è così, non dappertutto è così. Posso dirti che un'associazione simile alla nostra, che funziona nel Val d'Arno, non ha nessun sostegno dal comune, si devono pagare una sede e sono costretti a presentare delle attività con costi molto elevati e quindi hanno difficoltà ad andare avanti. Cioè, sono in condizioni ben diverse, insomma. Ecco. Allora, c'è una domanda su Facebook. Dici la domanda su Facebook, perché da qui non... Allora, il rapporto proprietà, editore e giornalisti, in merito soprattutto all'informazione politica, si è fatto più pesante e limitativo. Specie nei territori regionali si avverte di più la difficoltà di fare giornalismo di inchiesta, diventando sempre più comunicazione di veline e ordini e ordine del giorno da parte dei partiti di potere. Allora, questo risponde Valeria o risponde Fiero? Tutte e due, va bene. Prego. Sì, no, questo è vero, ma è derivato da una serie di circostanze tutte negative, diciamo, no? Nel senso che l'influenza dell'editore sull'informazione è sempre esistita, perché chiaramente, diciamo, in qualche modo l'editore ha da seguire e segue delle linee che in qualche modo riguarda il giornalista, deve riuscire a contrastare, diciamo che c'è una dialettica e un contraddittorio continuo. Ma le cose sono peggiorate per quello che si diceva prima, e cioè per la carenza di risorse dei giornali, e quindi appunto le difficoltà di voglio dire, fare un'inchiesta costa soldi, perché bisogna utilizzare il giornalista per giorni e giorni, perché segua l'inchiesta. Magari un giorno non viene nessuna notizia e magari il giornale è in difficoltà perché non c'ha quella notizia, perché le redazioni si sono ridotte, e questo è il punto, sono sempre di più condizionate dalla comunicazione, nel senso che un tempo il rapporto fra informatori, giornalisti e comunicatori era di un giornalista per due comunicatori, adesso il rapporto è di uno per sei, a sei, cioè nel senso che ogni giornalista ha sei responsabili di uffici stampa, agenzie, eccetera, che lo bombardano di informazioni che in qualche modo loro vorrebbero uscissero sul giornale. Quindi, diciamo, la condizione politica in generale della difficoltà di tenere una linea di oggettività e di indipendenza è sempre stata così e fa parte del nostro mestiere. Ma in più si aggiungono questi problemi di questo momento che in qualche modo condizionano fortemente l'attività del giornalista, perché se la Valeria si trova sul tavolo 7 comunicati, 50 comunicati che dicono per esempio quanto è brava la Toscana, usa molto dire quanto è brava la Toscana, lei deve elaborare questi comunicati, telefonare, passa il tempo, e dunque il lavoro, quello di trovare informazione diciamo originale, nuova, diversa, diventa sempre più stretto. Ecco, Valeria. Sì, confermo assolutamente quello che diceva Piero. Il problema oggi, purtroppo, dentro le redazioni è che nella maggior parte dei casi si consuma tutto, non dico nemmeno più in un giorno, ma in poche ore, nel tempo della riunione della mattina, che poi no, già nella riunione del pomeriggio la notizia può essere un'altra, e c'è quindi da occuparsi di più di una notizia, più di un argomento spesso. Quindi questo, ahimè, è nocivo in molti casi
per le informazioni, per gli approfondimenti e anche per la possibilità di fare delle inchieste. Io ecco, ho notato questo cambiamento anche in soli 7 anni, io sono a Repubblica da 7 anni, in soli 7 anni ho visto che magari all'inizio c'era, no, questo discorso di dire dedica 2 giorni all'inchiesta su questo argomento, quindi vai pure là con tutte le risorse del caso, quindi io insieme al fotografo, al videomaker e quindi ecco più di una persona impiegata in quel tipo di servizio lì, adesso è veramente raro, quindi purtroppo sì, questa è una si è molto perso e si fa sentire questa assenza soprattutto sui giornali, sia online che cartacei, quindi credo che questa dimensione andrebbe recuperata, però purtroppo è una mancanza di risorse, una mancanza, poi facciamo tutto, no, un quadro anche più ampio, quindi i giornalisti che ci sono molti meno, sono meno stabilizzati, quindi possono essere anche mandati meno in giro, quindi è tutto, ahimè, un cane che si morde la coda. No, poi c'è anche un cambiamento che, correggimi Valeria se sbaglio, che credo sia intervenuto anche con il Covid, perché noi siamo abituati, uno telefona in redazione e dice guarda, no, ora non ti posso parlare perché c'è la riunione di redazione. Queste cose qui non ci sono più, perché io credo che molti giornalisti lavorino da casa, naturalmente, come no? Sì, ci sono le riunioni online, la riunione diciamo è ristretta, sì, ecco, al gruppo che è in redazione e con gli altri redattori o collaboratori esterni. Quindi c'è la dimensione, sì, ma non c'è, chiaramente. Sì, sì, esatto. Va bene, io... c'è qualche altra domanda? C'è qualche altra... prego. Sì, ho visto c'è una mano alzata, vero? Bella, bellissima, i vostri interventi meravigliosi da aiutare e tirare avanti. Quindi su questa iniziativa non ho da dire nulla. Vorrei aggiungere qualcosa a quello che avete detto. Il discorso della complessità andrebbe affiancato alla parola caos. Una situazione complessa se non si conosce. Se si conosce diventa semplice. Noi siamo di fronte invece al disordine, cioè a una situazione non lineare che cambia a una velocità incredibile. La mia generazione in questo momento qui, io sono un ottantenne, tenete presente che ci sono sessantenni, quarantenni e ventenni. Ognuna di queste è una generazione informatica e digitale. Tra me e, qui c'è una ragazza di 20 anni, ci sono 100 anni di differenza. Quindi è cambiato completamente la dinamica dell'informazione, esatta, è così cambiata e è anche complessa. Io un paio dico poi, purtroppo me ne devo andare, ma è interessante. Alla giornalista volevo dire, perché non le è venuto in mente l'idea di andare a intervistare i vertici della GKN? Perché l'informazione è totale. Sta attenti, non è che si tratta di scegliere da quale parte stare, ma di informare. Però l'idea di dire che lì c'è il giusto e lì c'è lo sbagliato, qualche volta fa andare fuori linea, l'informazione generale. È chiaro che loro diranno delle loro non giustificabili ragioni, però il giornalismo dovrebbe tener conto anche di questo aspetto qui. Altra cosa, due poi, purtroppo me ne devo andare, ma vorrei rimanere volentieri. Sulla storia della libera università, a mio modo di vedere, dovrebbe fare ricerca. L'università fa ricerca, non è solo informazione dal docente a chi ascolta. Mi sto accorgendo in questo momento qui che stanno scomparendo i testimoni della guerra. Per il tipo di attività che io faccio, mi trovo a contatto con persone 80, 90 anni, eccetera, eccetera, con le quali devo parlare e che mi raccontano la loro vita, la loro storia. La fuga dalla Russia, tanto per dire, il passaggio da Pontassieve del dirigibile Italia che andava al Polo Nord,
il passaggio da Pontassieve del Militignoso. C'è un'enorme quantità di sapere che sarebbe bene poter conservare. Io non so se voi, qualcuno di voi ha visto il film Fahrenheit 451. È un film di fantascienza in cui questo titolo significa la temperatura a cui prende fuoco la carta. E succede in questo mondo di fantasia che viene abolita la carta, cioè non c'è più lettura. Allora il film si dipana in diverse situazioni, finisce con il fatto che ci sono gli uomini libro, cioè delle persone che nella loro vita imparano a memoria la Divina Commedia, Promessi Sposi, perché sia tramandata. Allora ogni uomo è un uomo libro. Cosa vorrei suggerire all'università? Di conservare, di sentire queste persone se ne stanno andando. Ve lo dico, la mia esperienza mi porta a stare con loro per un po', qualcuno di loro muore, però quello che mi raccontano è qualcosa di emozionante. Un italiano, e questo tutto quello che dico è vero, è chiaro, in fuga dalla Russia sulla steppa piena di neve, che venne sorpassato da un militare tedesco su una motocarrozzina. Cerca di fermarlo per farsi portare via. Il militare continua, non si ferma. Lui mi disse, c'aveva il mitra, gli dette una rapida e l'ammazzò e si è salvato. Questa è la vita, quella che succede. Io vorrei che ci fosse qualche iniziativa tendesse a far parlare queste persone. E questa è la prima cosa. L'ultima cosa, la verità. Sulla verità mi viene un aneddoto banalino, un aneddoto, cioè c'è una commedia di Pirandello che si chiama La Verità, che si dipana su una situazione in cui una persona non si sa chi sia esattamente, se è la figlia morta di una signora o la seconda moglie di un altro signore. Tutta la storia fa in maniera che non ci sia la certezza di sapere qual è. Se ne parla di qui e di là, ma non si sa cos'è. Poi si arriva all'ultima scena. L'ultima scena in cui questa ragazza viene messa lì e gli viene chiesto: ma te chi sei? In questa verità. E la verità risponde: io sono colei che mi si crede. E questa mi pare sia una risposta interessante su quello che potrebbe essere la verità. Bene, grazie. Non devo andare purtroppo, ma no, io volevo spezzare una lancia a favore della proposta di lui sul sentire le testimonianze, perché qualche anno fa fu una notizia internazionale delle agenzie, dei settimanali, di tutti i giornali, quando morì l'ultimo testimone della Prima Guerra Mondiale. E effettivamente non è stato fatto, quello che diceva lui, una raccolta di testimonianze sulla Prima Guerra Mondiale. Ora io faccio una cosa personale. Ho scoperto che il mio nonno era un aviere a terra della squadriglia di Francesco Baracca quando avevo 50-60 anni. Cioè, perché nessuno raccontava nulla, neanche i nonni, e questo è il punto. E secondo me quella sua proposta è una proposta di cultura del territorio, legata alla storia del territorio, secondo me da prendere in considerazione. Sì, io sottoscrivo questa... dico una cosa inedita, perché io ho avuto in lettura, perché gli devo scrivere una prefazione, un libro che uscirà di Gian Piero Jacopini, che è un amico dell'Accademia Musicale di Firenze, no? Ultra ottantenne, lucidissimo, che racconta Firenze com'era. E è interessantissimo. Firenze com'era nel quotidiano, nei rapporti umani, nei modi di essere, di questo mondo povero che però è... lotta per emergere. E è interessante anche questo discorso dei libri, degli uomini libro, e queste sono esperienze che esistono nella storia. Mi è venuto in mente, sentendo parlare lui, della vedova di Bukharin che nel 38 viene processato in Unione Sovietica. E naturalmente cosa dice Bukharin? Sì, io sono stato effettivamente una spia, ho tradito i bolscevichi, perché quello doveva dire. Anche se poi disse: è vero, fate bene a condannarmi, perché io sono davvero una spia, non tanto per la confessione, che è un principio giuridico medievale, quindi implicitamente dicendo questo si confessava innocente. In realtà cosa fece Bukharin?
disse alla moglie il suo testamento e la moglie l'ha tenuta a mente per 50-60 anni e l'ha ripetuto parola per parola nell'età di Gorbaciov. L'età di Gorbaciov, la perestroica, la glasnost, e lei poté finalmente parlare, disse a memoria il testamento di Bukharin. Cioè, questa è esiste quella, come dire, la memoria perpetuata, cioè, e, come dire, questo patrimonio che è un patrimonio non scritto, è una cosa importante. Ci sono anche, quella che è la nostra esperienza, cose mi riterebbero essere messe per scritto e che forse si perderanno, perché nessuno magari ha tempo di farlo. Io, se non ci sono... Rispondo un attimo, Valeria, brevemente. Prego. Mi spiace se è andato via il signore, solo per concludere brevissimamente. Assolutamente ha detto in maniera giustissima che avremmo dovuto sentire i vertici della GKN, no? Quindi rispondo al volo su questo. Perché giustamente sì, è questo il giornalismo, quindi il raccontare un lato ma anche il raccontare l'altro. Perché, certo. E quindi lo abbiamo fatto, ecco, vorrei dire questo al signore, lo abbiamo fatto, purtroppo dalla GKN abbiamo trovato un muro, un po' come è stato con i lavoratori, perché sono introvabili. Abbiamo potuto parlare con l'agenzia di comunicazione che segue la comunicazione della GKN, quindi non direttamente con l'amministratore delegato, men che mai con i proprietari del fondo Melrose, quindi ecco, ci siamo interfacciati così, abbiamo riportato le loro posizioni tramite l'ufficio stampa. Ecco, volevo solo chiudere dicendo questo. E... Grazie. Io a questo punto andrei verso le conclusioni, perché mi pare che poi anche il Comune ha l'esigenza, insomma, di chiudere, e perché sono emerse posizioni, spunti e racconti anche interessanti. Io quindi ringrazio tutti voi della vostra attenzione, ringrazio Monica e il Comune di Pontassieve per l'accoglienza, come sempre, la disponibilità. Ringrazio Giulio, ringrazio Valeria, ringrazio Piero e ringrazio naturalmente Cesare per il lavoro che fa per tutti noi e per testimonianze, per la messa online della nostra attività. E credo che in ultrasintesi, veramente una pillola, non di conclusione perché non ci possono essere conclusioni, ma insomma di riflessione, è che quello che abbiamo detto e che sembra così difficile, altisonante, lontano, cioè questo discorso della cultura della complessità, della buona informazione, del rapporto tra buona informazione, territorio, volontariato, è un tema che non è un tema da conferenza o da declinare o da declamare una volta ogni tanto, ma è un qualcosa che si costruisce tutti i giorni. Ecco, su questo di lavoro da fare ce n'è parecchio. Quindi grazie a voi e buon lavoro.